Signore e signori, buongiorno. Qui siamo ancora. Eccoci direttamente collegati via satellite. Pincin sta notando che Ronchi è un bel sereno. Ecco l'Italia. Certo, a far meteorologia adesso. Beh, scusa, c'è anche i cicloni in arrivo. Sono le ore 18:45 del 15 maggio 83. No, e l'immagine relativa è di circa mezz'ora fa. Comunque c'è il ciclone qui delle Azzorre che sta venendo avanti bene. Ecco il ciclone delle Azzorre. Domani sera? Domani sera o domani il telecapriccio è in piena funzione. Non è mica detto che venga qua, non è detto che venga qua perché sta girando stretto. Qui può andare anche su e sconvolgere Londra. Arriva la coda. Per altre perturbazioni invece sì, si passa. E i cittadini di Albione. Dai Gigi, ciao, allora ci vediamo in volo. Allora hai capito tutto? Guarda Roberto, non mi fai mica paura anche se c'hai una telecamera. No, non ti spavento. Ecco. Lei cosa ne pensa di questo strumento, signor Pincin? Per me è un acquisto eccezionale, di estrema utilità per tutti i piloti che volessero uscire dalla valle e recarsi in altre località, sia dell'Italia che dell'estero. Vedo che lei è decisamente conforme alle mie idee. La ringrazio per la dichiarazione rilasciateci. E ognuno ha le proprie idee, devono essere rispettate. Comunque il telecapriccio è molto interessante. Ancora il ma l'operatore, chi è l'operatore sta macchina? L'operatore ora è il ciclone, ecco il ciclone sul golfo del Leone. Questo qua non è mai dato farlo. Cioè bisogna saper interpretare, perché poi quello che ti dice qua ci sono diversi macchine. Dei tossi che sta commentando, viene com'è? In più ti dà anche gli infrarossi, quindi trovi anche la temperatura, cioè ti dai diversi tipi di temperatura. Ma scusati, cosa ne pensi di questa cosa qua, dei tossi? È utilissimo noi piloti. È utilissimo noi piloti? No, è bello però. È bello. Lo metti sempre in chiave ironica? No, ora allora, ho visto a Paolo, mi servì ancora anche per... Insomma, uno chiaramente capisce che se oggi andava a Firenze trovava tanto nuvolo quanto qua. Adesso che questo nuvolo fosse a 5 è attuale questa previsione, non è attuale. Cioè, non previsione, questa situazione è attuale. Questa qua è delle... Sì, vabbè, ma non puoi partire sulla base di quella, Pincin. Scusa, io parto sulla base di quella, se quello mi dà sereno, no, su tutta l'Italia, fino a Firenze, io vado a Firenze tranquillamente senza interpellare il mezzo. Questa è delle 16... Giusto, del ben detto. E 50. 16, magari c'era solo un vento a 300 nodi. 16,50. Ancora l'apparecchio si trova in posizione di ferma immagine sull'Irlanda e la grossa bassa pressione sul Golfo Leone, dico bene, dei TOS. Ma Leone, Golfo delle Azzorre, che Leone? Leone, il Golfo Leone è sotto la Francia. Ah, può darsi. Sì, no, allora è il Golfo di Gascogna. Ai 54 no, di Biscaglia. Ecco l'attrezzatura esterna, ecco la parabola che ci permette, l'antenna che ci permette di captare queste immagini direttamente dal satellite che si trova, il Meteosat si trova a 36.000 km sopra di noi, precisamente sopra l'equatore. Questa è un'immagine all'infrarosso delle puntinature che danno le zone di uguale temperatura a 5.000 metri di quota, ma ancora non siamo ben informati circa l'uso e l'interpretazione dell'immagine. Ma cosa le sembra questo? 50 è fermo. E 54 si scala per trovare la rotta per andare a casa. È utilissimo, vedo che ecco, è bella l'interpretazione, il modo di ragionare circa l'uso del satellite direttamente in casa. Beffardo il tuo sorriso, beffardo. Insomma, invidioso. Poi più che altro servirà il navigatore Pincin per trasvolate Innsbruck, New York, esatto, e poi eccetera eccetera, può darsi che faccia come
come quel Gaddafi sul Polo Nord, no? Come anche lui. Esatto, molto utile. Porta da dietro magari anche poi, un video. Video capriccione. Sì, esatto, detto bene. Grazie signor Novelli, anche lei vedo che ha espresso il suo giudizio circa il Meteosat qui in Aeroclub, è veramente di grande importanza. Vediamo, si forma uno spazio, ora entra nella zona D9, ecco, che è a sud-est dell'Africa, lo vedremo tra qualche istante, la costa dell'Africa, la costa meridionale dell'Africa. Anche questo è molto interessante per la nostra navigazione. Però corre, vero? Guarda un attimo il cavo satellite. Gira, il satellite su, cioè, c'è 36.000 km, sarà molto più veloce. Sì, è molto più veloce. Non sapevo cosa che... Vedi, i satelliti. È sui 100 nodi almeno per non stallare. Sì. Questi sono gli aeroplani. Gli aeroplani delle... L'aeroplano di Belluno dislocati. Ecco, c'è il, al centro del teleschermo i signori telespettatori possono notare la QB che sta volando. Inteso come NA. Se la tenga pure. Ah, te regalo una copia della nostra camera. Ma fammi la vedere solo, non è più. Ecco, la costa dell'Africa sta entrando. Eh sì, è la parte meridionale della Terra. No, è ribaltato il costo, la down. Perché adesso vediamo. In effetti fa notare Pincin che non si tratta della costa dell'Africa, ma della curva terrestre. Esatto, non capiamo dove siamo, siamo comunque nella zona preannunciata. Lo stesso posto c'è giù. Madagascar, eccolo lì. Questo. Ecco, altro rilievo importantissimo per la navigazione. Sì. Nostra. Ah, ma è no, è già meglio partire via. Questo per ragione di potenza. Sì. Ma cosa ne dice della telecazzata? E le signore qui presenti che cosa ne dicono? Ah, vi scusi signora Novelli, no? Intendevo offendere la dignità del gentil sesso, anche della Alda, per carità. No, la ritiene uno strumento. Telescoperta ritiene uno strumento indispensabile a noi piloti. Decisamente. La navigazione in mezzo. Sì, sì, vedo. Allora lei è concorde con quanto dice Pincin. Concorde, molto bene, grazie. Ma allora, sono i due. A buon rendere. Oppure con un certo fronte su Torino, al di là delle Alpi, sulla Francia. Tu tranquillamente puoi percorrere la rotta da Belluno a Ferrara, da Belluno a Firenze, da Belluno anche a Ronchi. Per esempio oggi tu capisci già da qua che a Ronchi c'è il sole. Sì. A Ronchi c'è il sole. Che altre condizioni che questo non potrà mai dare? Non so, la probabile formazione in nebbia oppure... La nebbia secondo me si dovrebbe avere la nebbia. C'è il vento a 300 nodi su tutta la rotta. Ecco, il vento come si sono... Come non ti dà il vento? Te lo dà il vento? Ma lui dice che te lo dà il vento. Il vento adesso te lo va? Perché si deve spostarsi a terra. No, il vento te lo va? Come fa l'altro il vento? Scusa. Ecco l'attrezzatura che permette l'antenna di captare le immagini direttamente dal Meteosat, è puntata verso sud. Pista libera con calma di vento. Ah, ma che cosa ne pensa lei signor Deitos del Meteosat? Quella che tiro sulle chiavi. È una gran? Un gran bella razzata. Non c'è che dire. Questo qua verrà proiettato su Tele San Giorgio.